Loredana Lecciso è ricorsa alla chirurgia estetica per conquistare Albano. Un noto settimanale ha lanciato una nuova indiscrezione che creerà altre polemiche. La vicenda legata alla fuga di Loredana Lecciso, video, dalla Puglia per trovare ospitalità a Pavia continua a tener banco. L'ex soubrette a causa della presunta crisi col compagno Albano ha deciso di trovare un po' di serenità nella casa di suo fratello. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare un'indiscrezione davvero forte nei confronti della salentina. Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Loredana a Pavia per sottoporsi alla chirurgia estetica. Secondo quello riportato dalla rivista di Gossip Nuovo, la Lecciso si è recata a Pavia per sottoporsi ad una piccola revisione estetica e apparire più smagliante quando tornerà a Cellino San Marco e conquistare il suo compagno. A quanto pare il fratello di Loredana è un chirurgo plastico e svolge la sua professione nella cittadina lombarda. Il rumor slanciato da questo periodico è realtà o si tratta di un'altra voce priva di fondamento? Comunque se tutto questo fosse vero non mancherebbero le polemiche nei confronti dell'ex showgirl. A distanza di alcuni giorni non si è del tutto capito cos'è successo realmente tra lei e il Carrisi. La salentina durante la sua lunga intervista nel programma domenicale della D'Urso ha ribadito di essere rimasta colpita da alcuni atteggiamenti della Power nei suoi confronti, mentre il cantautore pugliese nel salotto di Bianca Berlinguer sembra essere caduto dalle nuvole, rimanendo molto vago su questa vicenda di gossip. Le ultime dichiarazioni di Albano a Carta Bianca. Durante la sua partecipazione a Carta Bianca, Carrisi ha lanciato una frecciatina alla presentatrice Barbara D'Urso, facendo capire che quest'ultima si intromette nella vita privata degli altri per puro spettacolo televisivo. Poi alla domanda delle Berlinguer dov'è Loredana? Il leone di Cellino ha risposto in questo modo, lei è a Pavia? L'artista ha affermato che quando si parla delle sue cose private si chiude a riccio ribadendo che non è giusto che vengano messe in piazza delle situazioni intime. Infine ha fatto una proposta a tutte le riviste di gossip che speculano sulla sua immagine e quella della sua famiglia, tassare i direttori quando usano la loro faccia e poi dare il ricavato alle persone che ne hanno bisogno. La vicenda Crisi Albano-Loredana, video, continuerà a tenere banco anche nei prossimi giorni? I presupposti ci sono tutti. Per conoscere altre informazioni sui personaggi appena citati, continuate a seguire l'autore dell'articolo.